Come la cernia è un po' il simbolo della pesca in tana profonda ed il dentice quello della pesca all'aspetto impegnativa, così la spigola è il simbolo della pesca in acqua bassa o comunque della pesca invernale. Effettivamente per qualità delle carni, taglia raggiungibile e sportività della cattura, la spigola è sicuramente la preda più importante per chi si dedichi prevalentemente al basso fondale. Tanto che ci sono degli specialisti veri e propri che si dedicano a questa specie per tutto l'arco dell'anno. In particolare, in alcune zone la spigola non è solo la preda più importante, ma è praticamente anche l'unica realmente di pregio che possa essere insidiata in modo non occasionale dal pescatore in apnea. È vero che negli stessi posti ci si può imbattere anche in una leccia o un pesce serra, ma restano incontri più legati alla stagionalità e soprattutto non sono abbastanza frequenti da dedicare loro un'uscita come invece si fa per la spigola. La prima cosa da capire, volendosi dedicare alla pesca di questo predatore, è dove andarlo a cercare. In effetti è possibile incontrare la spigola in modo occasionale più o meno ovunque, ma certamente ci sono zone dove la sua presenza è più costante. Spesso queste zone non coincidono con quelle scelte da altre prede tipicamente insidiate dal pescatore in apnea, per cui per avere maggiori chance bisogna dedicare la battuta di pesca esclusivamente alla spigola. Infatti, spesso è più facile incontrare le spigole su fondali che sarebbero poco interessanti per la maggior parte degli altri pesci, come zone di posidonia o di roccia bassa chiusa mista a sabbia o fango. Come tutti i pesci, le spigole frequentano principalmente le zone dove possono alimentarsi e poiché si nutrono prevalentemente di piccoli crostacei, invertebrati e pesci come cefali, bianchetto o latterini, è dove si concentrano questi animali che dovremo cercarla, con la possibilità di incontrare nelle stesse situazioni anche pesci serra o lecce. La bellezza del fondale, quando si va a pescare spigole, deve essere spesso posta in secondo piano e potrà capitare di incontrarle più frequentemente in posti dove non saremmo mai andati a cercare saraghi e corvine. In particolare, uno degli habitat più sottovalutati dal pescatore in apnea è la prateria di Posidonia, che risulta invece essere spesso frequentata dalle spigole, soprattutto con mare calmo. La tecnica prevalente per insidiare la spigola è sicuramente l'aspetto in acqua bassa. Ora, al di fuori del periodo riproduttivo, durante il quale le spigole, quando si radunano, cambiano sostanzialmente il loro comportamento, una condizione che possiamo considerare molto favorevole è quella di mare almeno leggermente mosso, soprattutto se peschiamo in zone caratterizzate da buona visibilità. In condizioni di risacca, le spigole, come altri pesci, si avvicinano alla costa per predare in condizioni per loro favorevoli ed è possibile trovarle maggiormente attive. I punti dove la spigola è più frequente quando il mare batte sono le lame affioranti dove l'onda rompe ed in generale le zone dolcemente degradanti, meglio se presentano punte ed insenature. Spesso, come in questo caso, la spigola pattuglia le zone affioranti che separano due calette, passando radente la superficie.
Il modo migliore di insidiarle in queste situazioni è di partire da qualche metro di distanza e, strisciando a stretto contatto con il fondo, avvicinarsi il più possibile al punto turbolento, mantenendo però una posizione più tranquilla, con più fondale, dove l'onda non arrivi troppo forte e non rischi di prenderci e sbatterci sugli scogli, con gravi rischi per la nostra incolumità. La pesca alla spigola è tipicamente una pesca in acqua bassa e tipicamente è una pesca che si svolge in maniera prevalente nel periodo invernale, quindi con mute molto spesse. Acqua bassa, muta spessa, tanto piombo. Allora, quando bisogna piombarsi in maniera consistente, io consiglio sempre di ricorrere ad uno schienalino che possa essere indossato sul busto. Questo ci offre vari vantaggi. Uno, evitiamo di sovraccaricare la zona lombare, con grande beneficio per la nostra colonna vertebrale. Due, evitiamo anche di sovraccaricare la cintura dei piombi, quindi durante gli spostamenti evitiamo che si stiri troppo la gomma e che possa anche rompersi. E tre, anche questo è molto importante, otteniamo un migliore assetto longitudinale. La parte che galleggia fondamentalmente è quella dei polmoni, dove abbiamo l'aria, e mettendo del peso lì riequilibriamo un po' l'assetto ottimale. Ora, per quello che riguarda la sicurezza, è vero che molto raramente ci capiterà di dover sganciare cintura o schienalino in acqua così bassa, però non si può mai escludere e quindi io consiglio sempre, visto che oggi abbiamo a disposizione degli schienalini molto comodi, funzionali ed efficaci, davvero un'altra cosa rispetto a quelli che ci autocostruivamo tanti anni fa con copertoni, con camere d'aria di camion, eccetera, eccetera. Sono importanti due cose. Uno è che lo schienalino deve essere sempre facilmente rimovibile in ogni caso, quindi che non, i sistemi di vincolo non devono essere pericolosi incroci, ma esclusivamente attacchi rapidi che ci consentano, meglio ancora se sulle spalle, di liberarcene. Ora, una cosa che succede spesso è che facendo la capovolta, se non si vincola la parte bassa dello schienalino alla parte bassa del corpo, chiaramente lo schienalino tende a scivolare lungo la schiena e a colpirci sulla nuca, che è una cosa abbastanza fastidiosa. Per cui quasi tutti i pescatori appunto vincolano lo schienalino nella parte bassa. Molti però lo fanno in un modo che rende lo schienalino quasi del tutto solidale alla cintura dei piombi, quindi magari fanno dei passaggi, degli incastri, dei collegamenti che non consentono la rimozione indipendente dei due dispositivi. Io personalmente uso questo sistema qua, che ritengo molto valido e molto comodo, quindi collego un galleggiante da rete con un elastico alla parte inferiore dello schienalino. Quando indosso prima la cintura dei piombi, dopo faccio passare il galleggiante sotto la cintura, quindi fra la cintura e la schiena, e questo fa sì che in condizioni normali lo schienalino sia trattenuto e non mi scivoli sulla nuca. Però se mi devo liberare per qualche motivo, anche solo per salire più comodamente in gommone, della cintura o dello schienalino, posso farlo perché i due attrezzi sono indipendenti. Quindi prima mi toglierò la cintura dei piombi, a questo punto lo schienalino sarà completamente libero e potrò sfilarlo come meglio credo. Posti di sicuro richiamo per la spigola sono tutti quelli dove c'è presenza di acqua dolce, come le foci dei fiumi o anche le sorgenti o addirittura le cascate piovane. Mentre le foci dei fiumi possono rappresentare un'ottima opportunità alimentare per la presenza frequente di piccole anguille o di altri pesci ed invertebrati, è più difficile spiegare la predilezione della spigola per sorgenti sottomarine o cascate, ma accontentiamoci di prenderlo come dato statistico. Normalmente la pesca alla spigola non richiede apnee molto lunghe o particolari accortezze tecniche. Se si indovina il punto dove la spigola si aggira, questa normalmente arriva in modo abbastanza deciso dopo un'attesa breve, anche se l'appostamento non è perfetto.
È comunque necessario avere sempre una certa spregiudicatezza nello scoccare il tiro appena possibile, senza aspettare che il pesce si giri dopo la fase di avvicinamento. La spigola, infatti, può invertire la sua rotta in qualsiasi momento in modo repentino, lasciandoci con un bel palmo di naso. Soprattutto nel periodo invernale, è più facile incontrare la spigola in condizioni di mare anche calmissimo. In queste circostanze, soprattutto se la visibilità è buona, sarà necessario curare di più l'appostamento e disporre di un'apnea almeno discreta. La chiave del successo è comunque sempre la scelta del punto giusto. Alla spigola piace molto cacciare in acqua torbida. Sia in condizioni di mare calmo che leggermente mosso, la incontreremo quasi sempre nei punti dove le alghe in sospensione sono più fitte, o al limite tra i tratti di acqua leggermente più chiara e quelli di acqua più torbida. In queste circostanze la spigola tende ad avvicinarsi molto, ma solitamente appare e scompare in un attimo come un fantasma. È molto importante non distogliere mai l'attenzione dalla punta del fucile. È inutile voltarsi per guardare a destra o sinistra, tanto non faremmo mai in tempo a girare il fucile e molto più facilmente ci troveremmo a tornare con gli occhi allineati al fucile quando il pesce è appena andato via mentre eravamo girati. È fondamentale essere sempre pronti a tirare il grilletto e concentratissimi. Non è quasi mai possibile attendere che il pesce ci presenti il bersaglio migliore ed in qualche caso ci troveremo a tirare ad un fantasma evanescente. Molto spesso è anche importante trovare appostamenti con visuale libera, già che se ci troveremo con un masso ad ostruire la visibilità su un lato, ci potrà capitare, come in questo caso, che una spigola enorme ci passi sopra il braccio a pochi centimetri dalla maschera. Per quanto riguarda la scelta del fucile, le condizioni ambientali avranno ovviamente sempre un'importanza fondamentale, perché una cosa è pescare con 40 cm di visibilità, una cosa è pescare con onda formata ed un'altra ancora pescare invece con mare piatto e 20 metri di visibilità. Ora, come principio generale nella pesca alla spigola, io privilegio sempre nel fucile una maggiore precisione e una migliore facilità di brandeggio rispetto a una maggiore gittata, che secondo me in questa pesca in particolare è quasi sempre completamente inutile. La spigola è un pesce abbastanza, diciamo così, curioso e quando decide di avvicinarsi normalmente lo fa in maniera decisa, arriva a volte fino a poche decine di centimetri, mentre però è vero che questi avvicinamenti sono spesso imprevedibili. Anche avendo grande esperienza si può spesso essere sorpresi da arrivi laterali, dall'alto, addirittura da dietro, e si deve sparare spesso da posizioni tutt'altro che ottimali. Quindi io preferisco sempre un fucile armato in maniera leggera, che abbia pochissimo rinculo e che mi consenta di mantenere la precisione anche quando sparo magari a polso spezzato o in posizioni impossibili. Di conseguenza la mia scelta normalmente ricade, se le condizioni sono mediamente tranquille, quindi non c'è gran mare e la visibilità è discreta, su un 90 armato con un'asta da 6,25, 6,5 ed un elastico da 17,5 mm. Secondo me questo è il miglior compromesso tra gittata, precisione e maneggevolezza. Se le condizioni sono un po' più complicate, allora ricorro al 75, quindi se la visibilità è minore o se mi trovo a praticare proprio l'agguato magari all'alba a stretto contatto con la parete, la cosiddetta pesca a patella, oppure se c'è proprio molta onda, scendo di misura. È ovvio che poi ci sono i casi estremi, tipo quelli che pescano in Adriatico sui frangiflutti, che spesso sono costretti a ricorrere a fucili anche da 60 cm perché hanno visibilità tipo caffè e latte, ma parliamo di condizioni un po' particolari. Un altro consiglio che io do sempre, e è una regola che seguo personalmente, è che spesso e volentieri una differenza di 10 cm su un fucile fa delle piccole, importanti per carità, ma piccole variazioni per quanto riguarda gittata, brandeggio eccetera eccetera, mentre invece la familiarità con il fucile stesso
può fare differenze molto più grandi. Questo sintetizzando significa che se io normalmente pesco sempre con un determinato fucile, con un 100, anche se oggi le condizioni mi spingerebbero un pochino più verso il 90, è più probabile che io, mantenendo il 100, soprattutto se poi il 90 magari ha un altro sgancio, un'altra linea di mira, un altro tipo di fucile, è meglio che io prosegua con il 100, anche se è un pochino meno adatta a quella condizione, ma io so esattamente cosa fa quel fucile, piuttosto che cambiarlo mille volte.